Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. E allora, come anticipato prima della pausa, diamo il buongiorno, il ben ritrovato, il benvenuto in quella che è un po' casa sua al professor Massimiliano Tani. Buongiorno professore, ben ritrovato. Buongiorno a voi due, questa mattina è un altro attenti a voi due, mi sembra di capire. Casa Tani, ci piace. Professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, nonostante tutto, o comunque nonostante ciò che, nonostante come lo trattiamo noi. Professore, parliamo di questa questione molto spinosa che riguarda i giganti della grande distribuzione, perché come sappiamo, da un paio di giorni a questa parte, il garante per la concorrenza del settore, l'Australian Competition and Consumer Commission, ha annunciato lunedì un'azione legale contro Woolworths e Coles, spiegando che le due aziende aumentavano i prezzi del 15% per un breve periodo di tempo prima di applicare degli sconti fittizi per attirare i clienti. Si parla di 266 prodotti per Woolies, 245 per Coles, in un periodo, almeno quanto è emerso, di 15 mesi. Ieri è stato il turno del primo ministro Anthony Albanese, che ci è andato giù pesante. Prima di ascoltare la tua, ascoltiamo la sua. If this is found to be true, it's completely unacceptable. This is not the Australian spirit. Customers don't deserve to be treated as fools by the supermarkets. They deserve much, much better than that. Shoppers are on the hunt for discounts when they do their weekly grocery shop, because every dollar matters when people get to the checkout. Advertised discounts need to be genuine each and every time. Specials need to be real because household budgets are tight. And I welcome the ACCC standing with supermarket shoppers. Un appello all'onestà proprio in un momento difficile come questo, quindi adesso Coles e Woolworths si dovranno difendere in tribunale. Te no, non ti preoccupare, per te abbiamo soltanto delle domande, caro professore. Iniziamo da quanto dovranno pagare, perché c'è anche il precedente, anche se non è proprio grande distribuzione, non sono supermercati, di maggio, quando la Qantas dovette pagare una multa di 100 milioni e circa 20 milioni di rimborsi, perché in sostanza vendeva biglietti per voli che erano già stati cancellati. Sappiamo grosso modo quanto rischiano i due? Abbiamo un'idea del massimo. Allora, innanzitutto ricordiamo un paio di cose che sono importanti da precisare. La prima è che le ACCC non ha nessun potere per quanto riguarda fissare i prezzi da parte del supermercato, per cui se un etto di mortadella un supermercato lo mette a $1,000 letto, può tranquillamente farlo. Non c'è certamente l'ACCC che gli dice tu non puoi fare questo. Quello che l'ACCC ha contestato a Coles e Woolworths è il fatto di ingannare i consumatori. In che modo? Alzando il prezzo poco prima del loro periodo di sconto e applicando uno sconto per cui il prezzo del prodotto è più alto di quello precedente all'aumento del prezzo. Quindi, giusto per farti l'esempio velocissimo, poi andiamo a parlare di quanto potrebbe costare. Se una scatoletta ti costa $10, una scatoletta di qualsiasi cosa, il caffè metti al supermercato, costa $10, il supermercato la fa $10 per tutto l'anno, per due settimane la porta a $15 e poi ti dice adesso faccio uno sconto super perché siamo vicini a Natale e l'ho fatto pagare $13. Ecco, il problema che è il dopo sconto, $13, è più grande del $10 dell'anno precedente o del periodo prima dell'aumento di prezzo. E lì la ACCC dice accanisciune fesso, perché evidentemente è quella sostanzialmente la logica, e da partire dall'anno scorso può applicare una multa di $50 milioni per infrazione, multa minima di $50 milioni per infrazione, che può arrivare fino al 30% del turnover, quindi delle vendite del supermercato. Allora, se tu metti dentro 511, che sono i casi in cui questo trucchetto è stato fatto, moltiplicato 50 milioni per volte, viene una cifra molto grande, per cui in tribunale ci andranno senz'altro, ma tu vedrai che usciranno molto in fretta dal tribunale, perché conviene a entrambe le compagnie patteggiare con le ACCC e trovare una soluzione, come sostanzialmente
ha fatto la Qantas, perché se no, se si dovesse arrivare alla soluzione finale, poi confermata magari in secondo grado, eccetera, la multa sarebbe effettivamente stratosferica. Allora, diciamo, il patteggiamento può essere sicuramente una soluzione, un esito dal punto di vista legale. Poi però c'è l'altro aspetto, quello del rapporto con la clientela. Allora lì le aziende molto spesso devono inventarsi qualcosa di nuovo per ricostruirsi un'immagine, per rifarsi una credibilità. Allora ti chiediamo, anche sulla base dell'esperienza Qantas e di tante altre esperienze nel passato, quali strategie di prezzi è presumibile che possano mettere in atto proprio Coles e Woolworths alla luce di questa potenziale brutta storia? E poi, visto che dicevi a cane sciuno e fesso, però mi sembra che nel settore sono in tanti o siano in tanti a cercare di fare i furbi, ti chiediamo se ci sono altri settori, altre aziende che praticano prezzi civetta e quindi dai quali bisogna aspettarci magari che vengano cambiate queste strategie, cioè che questa procedura ai danni dei grandi giganti della distribuzione possa rappresentare anche un deterrente per altre aziende. Adesso faccio due nomi tra tanti, è meglio forse a caso, non farli, perché, meglio non no, farli no, i nomi, però diciamo che diciamo, soprattutto in questi nei settori nei quali c'è una grande distribuzione e non c'è proprio una grande concorrenza, è facile che strategie del genere trovino terreno fertile. Quindi qual è lo scenario di qui in poi, sia per quanto riguarda la grande distribuzione alimentare, sia in generale per le grandi aziende australiane? Ma guarda, uno scenario è uno scenario che non si cambia, perché quello che è sostanzialmente l'Australia, paese piccolo con poche compagnie che hanno grosso controllo di mercato, è un po' quello che succede in autostrada. Adesso io non so lì da voi a Melbourne, però ti dico, sulla Sydney-Canberra è tipico trovare la macchinetta della polizia o la macchinetta fuori che ti viene indicata e dice: ora controlliamo la tua velocità, stai attento perché tu rallenti, passi sotto il limite e poi nel momento in cui superi la macchinetta ritorni a fare quello che avevi prima. Il problema di noi consumatori in Australia è che siamo, ahimè, in un paese dove la competizione è poca, per cui le compagnie ci dicono: allora io ti posso mettere o in quest'angolo qua e ti tiro il collo, oppure in quell'angolo là e ti ritiro il collo. Per cui il problema da parte nostra non è di scelta, perché scelta ne abbiamo pochissima. Le compagnie non ne hanno, l'unica cosa che possiamo fare è continuare ad avere queste nostre lamentele, perché in definitiva noi a votare ci andiamo e i politici sono sensibili a quello che facciamo con i nostri voti, molto più di quanto lo siano le compagnie che ci vendono prodotti, e quindi l'unica cosa che possiamo continuare a fare è continuare ad avere gruppi, lamentele di gruppo, eccetera, che sensibilizzano i nostri politici, soprattutto prima delle elezioni. Tu vedrai che magari altre macchinette per la velocità vengono messe e finisce che si rispetta la velocità un po' di più che non quello che si fa adesso normalmente. Quindi la soluzione è continuare a scriverli i cahiers de doléances, come facevano quanti anni fa? 1789, la rivoluzione francese. Anche prima. Sì. Assolutamente. Quindi assolutamente. Continuare a farli, questo è il messaggio del professor Tani, sperando di non trovare mai la mortadella a $1,000 letto, sarebbe la fine della civiltà. Che dici? Non lo so, io ti dico, ogni tanto vedo prezzi che non sono a letto, ma ho visto cose del tipo il prosciutto super specializzato a $700 al chilo. Però mille letto per la mortadella forse è uno step in più. Lei Triple C può tranquillamente, anzi non può assolutamente dire che tu non puoi farlo. Va bene, noi ringraziamo. Sarebbe il faro nel cielo, esatto. Tipo Batman per chiamare lei Triple C ogni qualvolta si vede la mortadella coi prezzi lì. Grazie professore, buona giornata. A voi e a tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata ragazzi. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.